e anche il commissario arcivescovile della confraternita di Santo Stefano, che come vedete è proprietaria del Banco Superiore della chiesa di San Pietro a Corte, che poi vedremo. Però prima di fare questa visita iniziamo a vedere, prima dell'arrivo dei Longobardi a Salerno, tra il 768 e il 774, questi sono i due periodi cronologici, l'antequem e il post-quem dopo, dell'arrivo di Arrighi II a Salerno, quindi del passaggio, diciamo, del trasferimento della corte, non della capitale, da Benevento a Salerno, in seguito ad avvenimenti che poi dopo rivaluteremo. Però prima dell'arrivo dei Longobardi, prima di questo periodo, andiamo a capire la città di Salerno come si è evoluta nel corso dei secoli. Allora, per capire la cronologia di tutto quello che vediamo, perché no, altrimenti siamo entrati in due spazi e con una volta a crocire, una volta a botte, certo, con un arco a tutto sesto, dice, ma che cos'è? Allora, innanzitutto dobbiamo capire la datazione. Allora, per la datazione noi andiamo a vedere questo muro. Sì. Quindi la lettura di questo muro ci dice l'età praticamente in cui noi ci stiamo addentrando, ci stiamo, diciamo così, tuffando nel passato. E questo è un muro che prende il nome di Opus Mixtum. Opus Mixtum perché è composto da due tecniche costruttive di età imperiale. Siamo nel periodo dell'imperatore Traiano, quindi siamo nel periodo dell'imperatore Tito, per intenderci, il quale praticamente regna a Roma, impera a Roma nel periodo dell'eruzione del Vesuvio, nel 74. Quindi questa è una tecnica costruttiva di età imperiale del primo secolo dopo Cristo. Quindi nel primo secolo dopo Cristo noi qui ci troviamo in un contesto che è stato praticamente classificato come edificio termale. Quindi quello che vediamo è la fontella, cioè lo spogliatoio, il setto murario su cui noi siamo, questa parte qui è la Natazio Grande, è digitale. Quindi questo edificio del mare, quello che vediamo è soltanto una parte di questo edificio del mare, perché poi l'edificio del mare è quasi 700 metri quadri, quindi tutta l'area praticamente del centro storico. Se ci vogliamo rendere conto come poi si svolgeva, si ignorava questo edificio termale, voi vedete quell'atto che sta dopo questo setto murario era l'entrata del Tepidarium, cioè era, diciamo, il corridoio di acclimatamento, e si entrava poi nel Capitarium, che oggi è la chiesa di San Salvatore di Cuncero, che sta a mentre dall'altra parte, sul lato nord, verso Palazzo Cruscione, c'era il Viridarium, il Laconicum, il Sudarium, sarebbe, no? Il Laconicum, e c'erano i Cubiculum, quindi erano gli ambienti dove le persone entravano, e quindi con il Vestibulum, con il Signore, che praticamente dava le indicazioni come poi dovevano. Quindi un edificio di età imperiale che veniva diviso nella giornata tra edificio che serviva alle donne e edificio che serviva ai uomini. Quindi c'era la separazione. E nell'imperiale questo.
Scusi. In erario pubblicato invece no. E allora, quindi detto questo, che succede? Che, perché questo edificio del male poi a storia deve avere l'edizione del desiderio? Perché i porti più importanti della, diciamo, della capitale di allora, che era Nuceria, erano Nuceria al Palermo, oggi è Nuceria Superiore, erano Pompeios, che è un porto notevole sul fiume Parno, Stabia, Castellammare di Stabia e Neapolis. Quindi questi porti vengono interratti dalle zone del Vesuvio, per cui Nuceria, che è la capitale, decide di spostare l'asse commerciale economico sul Tirreno, sul lato orientale della città, quella che oggi alla necropoli di Mizione si chiama Porta Salerno, quindi portava a Salerno come una strada, e quindi sulla baia di Vietris e la baia di Sant'Anna si crea questo porto, e quindi l'edificio termale era importante per fare il mare. Certo. E quindi per questo si giustifica. Però finita l'emergenza dell'eruzione, chiuso il discorso con i danni che causò quell'eruzione, praticamente l'edificio termale viene abbandonato, quindi siamo nel terzo secolo, viene abbandonato. E agli inizi del quinto secolo un'alluvione disastrosa a Salerno, che è la prima alluvione documentata, abbiamo un'epigrafe, una fase onoraria del Viridarium del Museo Provinciale di un magistrato romano che era Ario Meciocratico. Sì, praticamente ci fu questa grande alluvione e questo edificio del mare viene interrato per circa 2 metri e 5. Nella prima metà del quinto secolo un magistrato salernitano, un ministro che parla di il nome so per essere di Dio, allora lì vedete ci sta una lastra tombale con un arco tombagnato. Allora, quel signore lì è Socrates, che è un greco bizantino, e per primo si dice seppellire qui. Quindi un edificio pubblico che continua la sua versione pubblica, diventa un cemeterium, e quindi il primo che si fa seppellire è Socrates, e intorno a Socrates si vanno a seppellire, a stratificare varie tombe fino al VII secolo. VII secolo. Non si seppellisce più. Nell'VIII secolo, come vi ho detto prima, arrivano i longobardi con questo duca illuminato, Arrighi II, il quale c'è questa situazione molto favorevole, quindi decide di costruire il proprio palazzo. Ecco cosa fa. Vuota tutto quello che vede, prende tutto quello che c'è da prendere. Marmi, materiali di risulta e quant'altro, perché gli servirà poi come materiale di decorazione, fa l'addossamento, l'addizione del muro romano, quindi lo rinforza questo muro, mette questi pilastri, praticamente, vedete questi pilastri centrali, perché, ecco, questi pilastri tutti intorno, perché deve sostenere una pavimentazione. E una volta che ha rimborsato tutto quello che c'è da rimborsare sulla parte sottostante, costruisce il proprio palazzo, che poi andremo a vedere. Super. Questa è la situazione fino all'VIII secolo. Poi chiaramente questo ambiente continua a vivere, perché nel XII secolo, verso la fine del XII secolo, si creano queste fodere murate, queste fodere. E si affrescono le murazioni con teorie di santi in piedi, perché diventa un oratorio dove si insegna il catechismo, insomma, si insegna la parola del Signore, si insegna il Vangelo. E vedete gli affreschi, la Madonna Regina di fronte con il bambino, seduta su un trono, praticamente con abiti regali e con l'asta del comando,
è la santa che resta a fianco, è Santa Caterina d'Alessandria, che è la protettrice della scuola medica, sapete, di Tamana. E come vedete è un'immagine, prima che Santa Caterina venga rappresentata con un'iconografia della ruota, qui viene rappresentata nel V secolo, come veniva rappresentata nel V secolo nel Concilio di Alessandria, dove tiene un'ambolla nella mano destra con il proprio sangue, si vede anche. Mentre quest'altra parte qui, questa gloria di Santi, e agli inizi del XIII secolo, è la Madonna Lecce, è un'altra iconografia della Madonna, è una Madonna dell'affetto, è una Madonna familiare, la possiamo vedere, forse ci spostiamo dall'altra parte, vediamo tutta la teoria degli affetti, che è stata responsabile della sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli. E sapete che la Biblioteca Nazionale insieme alla Biblioteca di Venezia, altre due biblioteche, è una delle più importanti d'Italia, Europa, e poi insomma, da tantissimi anni ovviamente. Allora io ti ho spiegato le stratificazioni. L'unica cosa che voglio dire, e poi ti lascio la parola, è l'orientamento del palazzo, perché è importante. Perché voi entrate, siete entrati in questo ambiente e avete capito che vi trovate di fronte a un altare. È una chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo, e oggi è di proprietà della Confraternita di Santo Stefano. È una chiesa consacrata e quindi dobbiamo fare di nuovo un salto nel passato, quindi ci dobbiamo praticamente riportare all'VIII secolo, al 762, quando i Longobardi da Benevento arrivano qui a Salerno, perché il duca ha sentore che la politica italiana del tempo sta cambiando, perché i papi si rendono conto che se lasciano fare i Longobardi loro sono finiti, perché un re Longobardo già nel 590 si era attraversato tutta l'Italia, era Autari, si era attraversato questo cavallo bianco tutta l'Italia, è arrivato a Reggio Calabria, diciamo a Villa Maggiore, a Gallitello, questa era la località, a Gallitello, e con la lancia aveva toccato la colonna e aveva esclamato, secondo Paolo di Acqua, fin qui i Longobardi. Poi chiaramente sono i Longobardi, seguono le orme di questo re e quindi vogliono conquistare tutta l'Italia, però l'impedimento ce l'hanno da parte dei vari papi, e quello più, diciamo, più energico di tutti è Adriano I, che chiama Carlone, e finisce la storia dei Longobardi del nord, non finisce quella dei Longobardi del sud, che dura altri tre secoli, appunto con il duca Righi II e poi con i figli e poi con il principato Longobardo di Benevento e di Salerno. Quindi l'orientamento di questo palazzo, noi siamo nell'ultima aula del palazzo, siamo a nord, quindi il palazzo andava verso il mare, quindi voi abbattete virtualmente questa parete. Facciamo finta che questa parete non ci sia. Entriamo in una serie di stanze, di aule, una dietro le altre, che oggi sono proprietà private, sono appartamenti, per arrivare sul mare. Perché tenete conto che il mare praticamente è stato spinto circa 200 metri oltre, e quindi il palazzo era proprio su una piccola piazza che dava sul mare con una murazione, c'era una sorta di scarpale continentale, una sorta di mura del tempio, si erano emule di Romolo, dice emule romulensu consurgunt mania tempis, e dice proprio
ambra fessis disenta peregora fontis. I naviganti stanchi che tornano dal mare lo vedono sulle ampie distese marine. Beh, quindi vi ho dato questa spiegazione, ora lascio la parola. Allora, e infatti quando si viene, premesso questo, che quando si viene in questo locale, diciamo così, infatti abbiamo dovuto mettere a tende i gradini perché tutti quanti da fuori, dalla piazza, guardano il soffitto, che è molto bello, per carità, tra l'altro non è un affresco come si potrebbe pensare, ma è una tempera sottile di un pittore locale nostro, campano, in realtà era Filippo Pennino, che poi tra l'altro dipingerà tante cose, Napoli, Salerno e così di seguito, nel 1730. D'accordo? Ma è proprio questo? No, in realtà io devo sempre dire un pochettino ai nostri turisti curiosi che vengono studiosi, che ovviamente questo era il complesso del palazzo, come diceva il Presidente, era il complesso del palazzo principesco di Arechi, ducale o principesco di Savoia, perché come sapete Arechi originariamente era duca di Benevento, poi più tardi lui stesso si farà consacrare dai vescovi di Salerno e di Benevento, si farà consacrare principe, per avere ovviamente un'autorevolezza diversa, perché il principe, il duca era un passato. Prego. Apro giù la parentesi, sapete chi era Arechi II? Infatti io lo stavo, io lo avrei detto. Comunque dirlo tu. Arechi II aveva sposato la seconda figlia di Desiderio, re di Roma, certo. Ed era cognato di Carlo Magno, ed era cognato di Tassilone di Baviera, ed era cognato di Arechi o Teodoto o Adalgisio, che dissimo, perché la moglie di Desiderio e la moglie del papà di Carlo Magno, Pipino il Breve, avevano fatto un accordo, un patto d'acciaio per vivere in tranquillità, in pace tra di loro e dominare tutta l'Europa. Quindi i due figli di Desiderio, Carlo Magno e Carlo Magno, sposano Gerberga e Liutperga, che Carlo Magno sposa Gerberga e Tassilone di Baviera sposa Liutperga. Quindi si era fatto un giro. Quindi si erano familiare. Per cui Arechi II, quando viene sconfitto Carlo Magno, decide di essere lui l'erede dei Longobardi, perché il figlio era scappato a Costantinopoli passando per Salerno, e quindi lui si erge a paladino della patria, quindi cambia il titolo da Dux, si fa chiamare Princeps Gentis Longobardorum, di tutti i Longobardi. Di tutti i Longobardi. E quindi tutti i Longobardi cercano, lui li invita, cercano di venire qui nel sud Italia, dall'Italia del Nord, quelli dal Triveneto, dalla Lombardia, dalla Toscana, di Emilia, vengono qua, perché qui c'erano tante terre, tanto tanto le terre erano anche molto incolte in quel momento, perché 200 anni prima noi qui, come sapete, in Italia avevamo avuto la guerra greco-gotica, una guerra terribile, una guerra in cui erano stati protagonisti gli epiconi, perché in realtà erano tali di Teodorico, quindi Totila, Teia, quello che volete voi, e i generali bizantini legati a Belisario, soprattutto i nomi di Belisario in assente. E quindi la guerra greco-gotica finirà nel 1553, era cominciata nel 1535. L'Italia era stata praticamente distrutta, non c'era più erba, ma non perché non crescevano gli eserciti, no, perché se l'erano mangiato. Un momentino quello che capitò quando si entrava nei campi di concentramento in Germania, più erba che per la fame se la mangiava. E quindi è una guerra terribile. Tenete conto che questa guerra, come ci dice Procopio, dice Cesarei, in questa guerra, oltre al cannibalismo, cosa abbastanza normale e ancora da accettare, ma c'era l'autocannibalismo. Praticamente che succedeva? Succedeva che qualcuno si tagliava un braccio
e se lo automangiavo, il braccio suo stesso, lo mettevo qua e poi te lo facevo, per essere più gentili con le patatine, se lo mangiava. Tanto era la fame, tanto era... Tenete conto che nel solo Piceno morirono 50.000 contadini di fame, nessuno nella zona del Piceno. Quindi tutte le guerre che sono venute dopo, anche quelle più tristi, anche quello che ci fanno vedere per televisione tutta la sera, non è niente, non è quello della guerra greco-gotica, che fu veramente qualcosa di terribile. Siamo al 553, ma dopo la guerra greco-gotica, 15 anni dopo, ma aveva già accennato tutti i presidenti, 15 anni dopo qui arrivano i Longobardi con il famoso Alboino. Siamo nel 568, voi siete di Genova? Sì. Perché ve l'ho chiesto? Per un motivo. Perché ve lo chiedo per un motivo? Perché praticamente quando arrivano i Longobardi, il vescovo di Milano fugge a Genova. Se ne va a Genova, che per il momento non era stata ancora presa dai Longobardi, lo sarà più tardi. Però per il momento se ne fugge, perché poi i Longobardi, a dire la verità, non vengono proprio disastrando l'Italia. Sono pochi, si pensa a 130-140.000 Longobardi più 20.000 sassoni e altri tipi di popolazione. Sono pochi e quindi gli italiani, i romani, come si chiamavano allora, quindi i romani del tempo, erano abbastanza, erano 7-8 milioni, quindi praticamente si perdono. I Longobardi, oltre al fatto di Alboino, che noi lo ricordiamo sempre, di Piccoli, quale fa bere nel teschio del papà di Rosmunda, che poi si collega a Dita. Tenete conto che Rosmunda con il suo amante Michi, poi qualche anno dopo, uccideranno Alboino. Alboino è molto divertente il fatto, divertente non per noi, ma non per lui ovviamente. Io dico pure per drammatizzare un po', quando fu ucciso, perché fu ucciso in camera da letto, Alboino dormiva normalmente con le spade e con le lance vicino al letto, di cui una serata di loro si abbracciava, questa era una. Allora che fece quelli di Rosmunda? Gli attaccò tutte queste lance, gli attaccò praticamente con le reti. E fece entrare il Michi e il Michi, ovviamente dormendo tutto armato. Quando stavo per uccidere il povero Alboino, volevo trovarsi una lancia, una cosa, una spada, perché si voleva difendere anche perché era un grande guerriero. Ma non ci riuscì. E alla fine, perché fa un po' ridere, dovette prendere uno sgabello e tentare di difendersi con lo sgabello. Ovviamente fu ucciso. A dire la verità, più tardi anche lo Smund e il Michi morirono, andando via, insomma, perché poi i Longobardi ci tenevano per lui. Ovviamente il fatto del teschio, io ci tengo anche a dirlo, non lo pensiamo così nero, come i nostri libri di scuola ci hanno fatto sempre pensare. Il teschio non era proprio, il teschio, diciamo, a nave c'ha la capì morta, no? Non era così, che altrimenti non ci poteva neanche mettere il vino dentro perché sarebbe uscito dal normale. È vero, erano le osse parietali che si mettevano insieme e si formava una coppa. In genere tutti i popoli germanici avevano questa usanza per appropriarsi in qualche modo dello spirito del guerriero, quindi era un fatto di rispetto, non è comunque siamo nel 568, tre anni dopo i Longobardi subito arrivano, partono dalle montagne basse. E ricordate una cosa, per loro non era così facile, loro non conoscevano le montagne, non solo non conoscevano il mare, ma non conoscevano le montagne, perché come sapete i Longobardi nascono in Svezia, grosso modo, e arrivano subito nel nord della Germania, potremmo dire vicino a Brema, tra Brema e Amburgo, è l'Elba, è la pianura dell'Elba, e quindi arrivano dell'Oesel, dell'Elba, in quelle zone, e poi mano a mano scendono lunghi fiumi, scendono prima in Moravia, poi scendono in Pannoni, ma loro ci restano secondo Paolo Chiaro, 42, e poi, però guarda caso, loro praticamente Monti non ne avevano visti. Ecco perché la difficoltà di salire, di passare le Alpi, per loro non fu facile. Anche se sapevano l'esistenza, perché? Perché durante la guerra greco-gotica un manipolo non minore di Longobardi aveva combattuto per i bizantini. E quindi poi che cosa era fatto? Mica non c'è i Longobardi. Avevano visto l'Italia, per quando la guerra greco-gotica disfatta, ma l'Italia era l'Italia. E quindi molti non tornarono neanche più in Pannonia, qualcuno che ci tornò rimase anche qui, ma qualcuno che ci tornò e cominciò a dire guardate, ma là c'è la terra meravigliosa, loro si trovavano in Pannonia, Pannonia è l'attuale Ungheria in questo modo, ma siamo intorno al Bala, Bala torna tra gli affluenti del Danubio, nord della Drina e della Drava, quindi siamo lì, cioè dove ci stava solo la Pusca, nel Bala, quindi praticamente in questa maniera. Quindi si integrarono. Quindi l'Italia no. Dire solo questa cosa, poi dopo sì. Si integrarono talmente bene con gli italici, con i romei, con i romanici, che quando il penultimo re dello Longobardi, Astolfo, attacca le città dell'Emilia per riconquistarle,
un longobardo che si era talmente integrato bene nei romanici si schiera dalla parte dei romanici contro la sua gente. E questo epitaffio voi lo vedete nel muro laterale del giardino di San Vitale Nuovo a Ravenna, è l'epitaffio di Dropoduccio, di cui si interessò anche Borges, Benedetto Croce si interessò di questo, di questo epitaffio, cioè perché commosse, diciamo, questi due grossi nomi, questi due grossi scrittori, poi questo Dropoduccio che si schierò dalla parte dei, lui che era un bardo, si schierò dalla parte dei romanci. Cioè questo che cosa vuole significare? Che si erano talmente integrati, amalgamati nel tessuto sociale italiano che ne avevano anche assunto le tradizioni e le peculiarità. E tanto è vero che lei mi ha ingaggiato. Io devo salutare perché ho una conferenza all'Ordine dei Medici che mi sta nell'altra parte della città, quindi faccio la rassegna lì. Quindi vi saluto, vi auguro buon proseguo e vi auguro buon ritorno. Ciao. Sì, e quindi vi stavo dicendo, tanto è vero che si erano così bene amalgamati, che l'editto di Rotari, che nel 643, è scritto in latino, cioè il longobardo non esiste più, si perde questo longobardo, no? Loro si abituano alle popolazioni locali, tanto è vero che anche le città che poi vanno a fondare, di cui c'è il palazzo, quindi anche Salerno, anche il caso di Salerno, non è mai su una montagna, i longobardi non avevano bisogno di allontanarsi praticamente dal popolo che viveva in quel posto. Pavia era così, lo sarà Benevento e anche Salerno, quindi si stava al centro, si stava uniti con le popolazioni, anche perché erano pochi e statisticamente non erano granché e quindi si dovevano in qualche modo uniti, ma in fondo non governavano male, tenendo conto dei tempi. E qui siamo, abbiamo del 568, l'editto di Roda del 643, dopodiché abbiamo quel grande re che fu Liutprando, come sapete, Liutprando che con l'adorazione di Sutri e di Brera e di alcuni Tommaso più tardi e di Amelia e di alcuni altri castelli della zona laziale diede un avallo forte al papato. Vi devo dire tutto, vi devo dire, non me ne vogliate, anche se siete papalini, come si dice qua. Noi dobbiamo pensare una cosa, e speriamo che il Papa nostro Francesco sia benissimo, no? Che sia appena operato. È vero, è per carità, ma i papi non sono, non è il Papa Francesco, Papa Giovanni XXIII, no, i papi di allora non erano così, è vero, erano un poco diversi e infatti io dico sempre per fare una battuta, il Papa non doveva stare a Roma, il Papa doveva stare, non me ne vogliono i nostri amici salentini, ma doveva stare a Otranto, così rimaneva lì, si prendeva un pezzetto della Puglia, piccolo magari, e rimaneva lì, invece stando a Roma stava al centro dell'Italia e come si dice a Napoli, era entrato come un serfe, piano piano, diventa ducato reale, anche se prima pure lo era in parte, ma insomma era comunque un ducato bizantino Roma, no? E quindi, e poi si allarga come un riccio, qui tu, dove poteva allargarsi come un riccio? Soprattutto verso l'Italia del Sud, perché l'Italia del Nord già aveva qualcuno che, come aveva detto già il Presidente, già c'erano i Franchi, con i quali avevano dovuto avere un patto, tanto è vero che Pipino il Breve, il papà di Carlo Magno, come sapete, era diventato da maestro di palazzo, era diventato re, proprio per merito di un papa. Quindi, e dopodiché se lo dovrà ricordare, i Franchi e Pipino il Breve se lo dovettero ricordare per tutta la vita. E quando qualche volta succedeva qualcosa in Italia che interessava al Papa, il Papa ti chiamava un Franco, te lo faceva venire in casa di Carlo Magno più tardi, e per il quale si doveva dare, come si dice a Napoli, il pizzico sulla pancia, doveva venire, gli faceva piacere o gli dispiacere, doveva ricordarsi che se era lì lo doveva il Papa. E beh, si hanno fatto il piacere alla vicenda. E questo piacere se lo fecero soprattutto nell'anno 771-72, poi più tardi, fino ad arrivare al 74, quando Carlo Magno, noi lo chiamiamo Carlo Magno, non lo dico perché sicuramente lo sapete, quindi Carlo si chiamerà sempre Carlo Magno dopo la morte, d'accordo, lo chiamerà così a Ginaro. Comunque Carlo venne in Italia per venire a conquistare il regno dei Longobardi del suo ex suocero, avendo, come ha detto il direttore, sposato in seconde nozze, Carlo si sposò 5 volte, in seconde nozze avendo sposato una figlia di Desiderio, e Mengarda, o Desiderate, come volete voi, di ricordo manzoniano.
E quindi venne, passò il Mocenisio, e il Mocenisio venne anche con suo zio che si chiamava Bernardo, il quale venne dal San Bernardo, facile ricordare perché Bernardo c'era il Gran San Bernardo, di là. E Bernardo riuscì a arrivare abbastanza facilmente in Italia, ma come sapete Carlo no. Carlo si dovette fermare alle chiuse di Susa. Praticamente erano questi, oggi diremmo i cavalli di Frisia che mettevano i Longobardi, no? Antelitera, ma praticamente vicino al fiume che lo chiudevano e Carlo non passava. Finché non ci fu un certo diavolo, come ci dice un altro cronachista che si chiamava Agnello Lavennate, che un diavolo, il diavolo Martino, che praticamente diede un'idea all'esercito di Carlo, con dicendo dove potevano passare un sentiero che oggi si chiama ancora Sentiero dei Franchi, e che sicuramente voi che siete di Genova non è molto distante, avete visto perché ci siete andati, ad esempio c'è la Sacra di San Michele oggi, ci passa attorno, e presero quindi di spalle i Longobardi che poi si dispersero e si rifugiarono in Verona e in, appunto in Pavia. Nel 773 Carlo riuscì a prendere Verona, e quindi dove c'era il figlio Adel, che il figlio di Desiderio, tra l'altro correggente, quindi era anche lui re dei Longobardi dal 754, da molti anni prima, il papà Desiderio l'aveva fatto correggente, si rifugiarono tutti quanti a Pavia, ma dopo qualche tempo, ovviamente sapete, per 6-7 mesi, dei quali poi Carlo andava pure a Roma, insomma aveva questi scambi diciamo, in varie parti d'Italia, riuscì a prendere Pavia, che non era facile da prendere vista la sua posizione geografica sul Ticino, quindi poi si chiamava Ticinum, no? Pavia, il nome Pavia è un pochettino più tardi. Quindi loro chiamano Ticino, tanto è vero che Benevento la si chiamerà, i cronachisti la chiamano Ticinum Geminum, cioè l'Alta Ticino, la gemella di Ticino, di Pavia, perché era la città poi più importante a sud di Roma, era Benevento, a nord era Pavia. Quindi ci apprende questo, Desiderio non lo ammazza, secondo come ci dicono, non fu ammazzato da Carlo, ma diventò monaco, lo tonsurò, praticamente lo fece tonsurare, se lo portò in Francia e sembra che sia finito nel monastero di Corbi, quindi nella Francia del Nord. La stessa cosa valse per la moglie Anza, la quale la moglie Seri, quali erano bresciani, di origine bresciane tutti e due, anche se poi erano stati in precedenza, prima di diventare re, erano stati duchi della Tuscia. Comunque, e praticamente anche la moglie divenne badessa, insomma, probabilmente nel monastero di San Salvatore di Brescia, che è tra l'altro molto bello, che esiste ancora oggi nel complesso di Santa Giulia, e quindi probabilmente l'avete visto. Quindi a un certo punto, qua il 2 giugno dell'anno 750, mi ricordo che è la stessa data della Repubblica, qua i nostri rivoluzionari con certe date che si ripetono, allora il 2 giugno Carlo si poté chiamare re dei Franchi e dei Longobardi. Ecco, se Franco è Langobardo. E lui, poveretto, chiamiamolo poveretto, è un modo di dire, no? Poveretto, pensavo, io sono re di tutti i Longobardi, quelli che vanno dalle Alpi e vanno fino, diciamo in Calabria, perché quando meno arrivavano fino alla provincia di Cosenza, i Longobardi arrivavano fino all'Alpe, al fiume Lago, che sta a Castrovillo, nella zona di Cosenza. Quindi arrivavano in tutta l'Italia meridionale, eccetto le zone costiere, come sappiamo. Ma in realtà non fu così, perché suo cognato, appunto, Arechi, che aveva sposato appunto l'altra sorella, un'altra Adelperda, che è l'altra figlia di Desiderio, non ci stava questo, non ci stava bene. E quindi lui che era Benevento, tanto che il principato Benevento è stato sempre molto alto. I Longobardi avevano 36 principati in Italia, di cui due a sud di Roma, a sud del Tronto, cioè quello di Spoleto e quello di Benevento. E quindi in realtà non ci sta, e fa sempre una sua storia, diciamo, una sua economia, un suo modo di, una sua politica. Il fatto dava fastidio a Carlo, e non solo a Carlo, dava fastidio soprattutto al Papa, il quale in questo momento cercava in tutti i modi di prendersi quantomeno le terre del Basso Lazio, e quindi tanto per intenderci Gaeta, Itri, questa zona qui del, appunto, del Basso Lazio, quello che poi prima era Campania, non so se lo sapete, certe zone del Lazio sono state divise da Mussolini, prima era Campania, ecco tutto quello che era, infatti sopra per esempio era Campania, se è andato a Cassino era Campania, Monte Cassino stava in Campania, Benevento no, perché per l'antica data Benevento, solo la città di Benevento e Ponte Corvo erano dello Stato della Chiesa, ma comunque era Campania, come una zona per esempio anche del Lazio occidentale, Reatino per esempio,
fino ad arrivare in Umbria, fino ad arrivare a Città Ducale, quello poi per molto tempo fu il regno di Napoli. Poi Mussolini, per allargare un po' la sala, fece anche altro Mussolini, se sapete, fece nascere pure il Tevere in Emilia Romagna. È vero, questo è famoso, perché il Tevere ovviamente che nasce dal mondo fumaiolo, come sapete, nasceva nella Toscana, ecco, in Toscana, negli ultimi mondi. Invece che cosa facevano? Giustamente Mussolini dice, ma questo è l'Emilia Romagna, che sono di qua. Il Tevere, che è il fiume dei destini d'Italia, deve nascere a casa mia. E lui praticamente, è vero, davvero, e lui cambiò la provincia. Tant'è che oggi il Tevere nasce in provincia di Ravieri, di Rimini, praticamente nasce in Romagna. Ma una volta quella era Toscana. Comunque tutte queste cose si potevano dire quando le pensavano, sono cose stranissime. E quindi praticamente il Duca Righi, che stava a Benevento, nel frattempo aveva sposato a Del Perca nel 754, e il Duca Righi incominciò a pensare che non stava tanto tranquillo a Benevento, ma bisognava andare in una città più facilmente difensibile. Quale poteva essere questa città? Allora lui era praticamente il dominatore della cosiddetta Longobardia minore, della Longobardia meridionale, che poi non era piccola, perché la Longobardia minore andava dall'Abruzzo, dai monti della Laga, possiamo dire dal Gran Sasso, arrivava fino in Calabria. Ovviamente aveva quasi tutta la Campania, eccetto i ducati costieri, che rimarranno bizantini per moltissimi anni, e cioè Napoli, che resterà sempre bizantino finché non arrivano i Normanni. Sarà presa qualche volta dai Longobardi, ma insomma una storia poco particolare. Amalfi, Gaeta, Sorrento erano praticamente bizantine. Molte città della Puglia marittima erano bizantine, anche se il ducato Longobardo arrivava fino a Taranto, arrivava fino a Santa Maria d'Angolona, in Lucania, ovviamente non a Sicilia, pensavo quello che erano bizantine, però voglio dire tutto ciò che non era costiero faceva parte ed era abbastanza grande a dire la verità. Comunque, messo tutto questo insieme, quindi penserà a qualcosa d'altro. Perché? Perché Benevento, per carità, è una città bellissima, di tempo. Benevento era una città molto grande, aveva un palazzo meraviglioso, ma Benevento aveva anche la via Appia. Gioia e dolore per la città beneventana. Perché, come sapete, la via Appia, la regina viaria dei Romani, era molto grande, quindi Benevento era facilmente attraversabile. Era più in pianura di quando non sia Salerno, perché ci sono i monti del Salerno, ma sarebbe un po' più distante. Benevento sta più che nella vallata, era la confluenza del calore, del sabato del calore. Quindi non gli andava tanto bene, e penso a Salerno, a questo avamposto, questa città che non ha fatto, ve l'avrà detto sicuramente il presidente, fondata nel 194 a.C. dalla Lex Atinia, dai Romani. I Romani fondarono la città di Salerno, che già c'era, di la verità, strano. Perché immaginatevi un poco che nella guerra, nella seconda guerra di Annibale, la guerra che poi diede adito alla battaglia di Cannae, famosissima, no? Del 216 a.C., c'erano già i Salernitani, ma guarda un po' che morirono nella battaglia di Cannae. E tenete conto che la battaglia di Cannae, avvenne 20 anni prima della nascita della città di Salerno, almeno quella era. Dici, ma per quale motivo? Perché a Salerno, voi andate di fretta, quindi non credo possiate vedere i particolari della città, ma comunque esiste la zona di Fratte, dove c'è tutto Salerno Fratte, anche sull'autostrada, qualche volta mi sarà capitato di uscire a Casello Salerno Fratte, lì c'è una città preromana del V-VI secolo a.C., ci sono ancora i resti. Era una città etrusco-osca, quindi etrusco-campana, che faceva da intermediario tra gli etruschi, che si trovavano praticamente nel nord della Campania, quindi la Dodecapoli importante degli etruschi, e il sud che era Magno Greco, e cioè Pestum e Velia. Quindi faceva un po' da cerniera questa città e si chiamava Irnta, questa città. Da cui Irnta è un nome, noi abbiamo sempre questo ricordo del Irnta. Che cosa vuole dire Irnta? Immaginate gli Irpini. Perché si chiamano Irpini? Perché Irpus è il lupo. Era il lupo. Per cui loro erano gli adoratori del lupo, erano i Sanniti, gli Irpini erano Sanniti, una delle tribù Sannite, quelle più vicine a Lucania e Bruzia nel sud Italia, il tempo prima dei Romani. Quindi praticamente Irpus, quindi il lupo, Irpini, Irnta, probabilmente lo stesso fiume di Salerno che in parte si vede ancora, fortunatamente, perché i fiumi non bagnati sono una brutta cosa, voi a Genova ne sapete qualcosa, ma diavoli d'Italia sappiamo qualcosa pure noi a Salerno. Ma immaginate un po', perché nel 1954 il mio primo ricordo, cioè sono stato durante, quindi il mio primo ricordo è stato la Unione di Salerno nel
1954, dove morirono 300 persone. Noi a Salerno abbiamo il cimitero degli abbandonati. E me la ricordo, l'acqua che saliva al primo piano del regalo. Perché abbiamo tutto il fiumito bagnato. Pure loro, un po' come Genova, in quel caso di Genova. Belli, tranquilli, stanno là, li vediamo quando sono belli, poi quando comincia a piovere succede l'ira di Dio. E vabbè, comunque, quindi Salerno c'era già. C'era già, quando i romani allora che ci fanno? I romani arrivarono qua, a questa città, vicino a questa città, perché stavano sempre in contrasto con i piceni e gli abitanti del Piceno. Che noi qui a Salerno chiamiamo Picentini, sono stati chiamati Pichenes o Picentini, tra cui i monti Picentini, quelli che fanno da corollario a Salerno si chiamano ancora così, con capitale Pichenes. Pichenes in grosso modo si trovava, per farvi un esempio, dove sta Gifoni Valleggiano, quindi sa oggi il Festival del Cinema per Ragazzi. Quindi quella zona lì c'era Pichenes, la capitale dei Picentini. E i romani ci stavano sempre con i Picentini erano molto ribelli. E ai romani non stava bene, allora i romani che fecero? Presero dopo la prima guerra animalica, quella che del 268, presero questi piceni che gli erano stati contro e li mandarono, non li ammazzarono fortunatamente per loro, ma insomma li mandarono esuli in qualche modo, li depedarono in una colonia qui nel sud Italia, da noi qua, nella zona dell'attuale Ponte Gagliano. Perché lì? Perché lì pensarono che i romani lì ci stanno non molto distanti, ci stanno i pestani erano proprio la nato dei romani. Erano così con Roma, dice ci penseranno loro, i pestani, i lucani, ci pensano che terranno buoni a questi signori. E invece non riuscirono a tenerli buoni. Tanto è vero che non ci riuscirono, i romani hanno pensato, qua ci dobbiamo andare noi. E ci dobbiamo mandare qualche persona, mandarono il nostro esercito. E infatti mandarono 300 famiglie e quindi ad Castrum Salerno, al castello, cioè Castrum non inteso come castello come lo vedete voi oggi, ma era un accampamento. Ovviamente, e che potevano tenere a base i Picentini. Da lì cominciò a nascere Salerno. E Salerno stava vicino al mare, e nello stesso non solo stava vicino al mare, ma prese piede soprattutto, si ingrandì molto, quando in un brutto momento, quando ci fu l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. devastò completamente tutti i porti del Golfo Napoletano. E quindi anche la stessa Pompei aveva un porto di fronte all'isola di Rovigliano, ma soprattutto Ercolano, soprattutto Stabio, cioè l'attuale Castellammare di Stabia, o Plonti, che sarebbe l'attuale Torre Annunziata, oltre che Pompei. Quindi tutti i porti furono devastati, per fortuna loro ci rimase Miseno, dove c'era la flotta di Romano, dove voi partì primi, come lo ricordate, e Miseno, che era uno dei due poli, Miseno e Classe, vicino Ravenna, erano i due dove c'erano le flotte romane. Però questi qua, allora che cosa? La Campania è ricchissima, è molto ricca, ha un terreno molto fertile, perché è un terreno dove dove ci sono, c'è il Vesuvio che ha dato. Allora, praticamente questo terreno è molto fertile, allora tutto questo si fanno raccolti due volte là, per carità, è una verura piccola, però perché si chiamava Campania, perché se si era pure non motivo. Per questo motivo. E praticamente tutto questo indotto, soprattutto alimentare, della zona nord della Campania, addirittura da Nola in poi, anche da Capua, quelle cose anche da Capua, si riversarono su Sarno, quello che volete, per tutti vicino a Sarno, Nocera, che era importantissimo, Nocera era il più importante di Pompei in questo periodo. Nocera, Pompei era una colonia di Nocera, quindi immaginate voi, Nocera Alfa Terra, così. Bene, tutto questo praticamente si riversò su Salerno, sul porto di Salerno. E Salerno cominciò a diventare tanto importante, e questo vi ricordate quello che ci aveva detto il Presidente, da avere poi dei terme che avete visto giù, e quindi rimase, e forse non soltanto quello, probabilmente anche quello di Santa Maria dell'Anno, che generalmente ci sarà un po', ma là non si vede, caso di vedere. E quindi quello che c'è contato. Quindi Guadagnetti pensò a Salerno, e Salerno c'era già, c'era anche il castello, quello che noi oggi chiamiamo Castello di Arechi, non è di Arechi. Cioè nel senso che Arechi è venuto e se l'è trovato. Si è trovata la casa vecchia, potremmo dire noi, e lui l'ha riadattata, per carità, infatti lui. Però prima di Arechi il castello è stato praticamente edificato nella guerra greco-gotica da Narsete, quindi nel 550 circa, quindi 200 anni prima che nascesse lo stesso Arechi. Poi Arechi se ne viene qua, lo mette a posto, lo prende come una zona di potenza, se viene Carlo, io me ne posso andare benissimo. Casei comincia a edificare, a rafforzare le mura che andavano fino al mare, Salerno teneva le mura che arrivavano fino al mare.
Quindi lì ci stavano ancora avanti, insomma, questi monti, c'erano appunto, c'erano le mura. E questo castello che aveva le sue mura, che partivano dal castello, era una forza, così dice, a forte scena, cioè quando si arrivava davanti, arrivavano in 10 e ne arrivava uno, no? Perché non è facile arrivare sul castello di Salerno. Secondo uno storico normanno, il castello di Salerno, che si chiamava Guglielmo d'Apolo, Apolo, come volete voi, e per questo caso che scriverà le gesta Roberto Viscardi, quindi di un normanno, diceva che il castello di Salerno è la roba più imprendibile d'Italia. Mo lo era, non lo era, penso che non conoscessi tutte le rocche e tutti i castelli italiani, evidentemente non aveva visto Salerno, andate per intendere. Però era importante questo. Anche perché per salire sul castello, non con la via di oggi, dove oggi si sale tranquillamente con la macchina, con il pullman, che vi porta fino a sotto, con la dottura ascensore. No, una volta bisognava salire lungo il monte, che vedete di fronte a voi, che si chiama Monte Bonadies, e per salirci uscite veramente con la lingua da fuori, come si dice a Napoli, uscire con la lingua da fuori, perché io da giovane ci andavo tante volte, si passava in genere nella Pasquetta, si andava sul castello, ma quando sai, 15, 16, 17 anni. Ultimamente ci sono andato qualche mese fa, a 72 anni, proprio dovuto battere di piede a terra, però ci devo entrarci, ce la devo fare, ma mi usciva veramente, e ce la feci, però insomma non è facile, perché ci sono tante scale che vi portano sopra. E quindi a Reghi si trova pure il castello, si trova una città vicina al mare, una città cinta da montagne attorno, e mare che significava? Significava una cosa molto importante, mare significava che a Cetara, che era dopo Cetara, che va, non so se conoscete la costiera, però dopo Cetara c'era il ducato bizantino di Amalfi. Allora erano bizantini, è vero che Arechi stava contro a tutti quanti, cercava di menarsi un po' tra bizantini e franchi, però in quel momento stava bene con i bizantini, male con i franchi, e quindi pensavo, male che va, io ci arrivo in barca, che scuro, perché sono poche miglia. Io da ragazza a 17 anni ci arrivavo in barca, ci arrivavo con la scappavia, facevamo la corsa tra noi giovani che arrivavano prima da barca. Ci voleva mezza giornata, però ci si arrivava, poi si rimaneva là con la tenda canadese e si tornava il giorno dopo e vedeva a Marfi con la barca. Quindi magari se non arrivava proprio in barca verde, ma ci voleva molto poco. E si poteva mettere quindi in tranquillità con i bizantini. Tutto questo fece per sì che Arechi se ne venuto. Quando se ne è venuto e quando c'è il castello, questo dobbiamo, è quello che qualcuno ha già detto, questo palazzo quando è stato costruito, lo fece costruire sul terreno. E questo terreno, ormai non erano più terreni, da meno di 300 anni, e questo ve l'ha già detto sicuramente Felice, è vero, non erano più tempi e fece costruire tutto questo palazzo, che era enorme per i tempi. Tenete conto che era un palazzo che aveva circa 80-90 metri verso il mare, quindi non era questa sala, ecco, non era, tra l'altro non si entrava di là, dove siete entrate voi, quella è un'entrata del 1500, si entrava da questa parte e si entrava dall'interno del palazzo, perché qui c'era la sala del trono e c'era la cappella di palazzo, la cappella palatina, proprio della famiglia di Arechi, sua e della famiglia. Non era questo altare qua, ovviamente, non c'entra niente tutto quello che vedete da questa parte. Questo è per un molto, molto, molto dopo. E quindi praticamente se ne viene a Salerno. Quando se ne viene, quando è stato fatto questo palazzo? Devo dirvi la verità, noi abbiamo due certezze. Ovviamente il 787, nell'anno 787, quando Carlo arriva nel sud Italia e vuol fare il sud Italia e quello che aveva fatto in tante altre parti d'Europa, cioè terra bruciata, già c'era, ma non è quella la data che ci interessa. Noi possiamo andare precedente, in una data precedente, quando molti hanno voluto vedere questo, sempre su una cronaca, quella di Agnello Lavennate, che scriverà il Liber Pontificalis, il quale praticamente in una di queste note dirà che Arechi, ad Agisius, come lo chiama lui, è vero, vinto da Carlo, se ne va in Epiro, cioè se ne va a Bisanzio, passando per Salerno con tutto il suo seguito. Arechi in quel momento non era l'ultima arrivata, era comunque un re reggente dei Longobardi. E giustamente siamo nell'anno 774, questo palazzo già c'era. E quindi indubbiamente doveva essere stato ospitato qua. Voi immaginate un po' se non ci fosse stato questo palazzo, Arechi l'avrebbe ospitato a Benevento, non è così distante. Perché doveva farlo venire a Salerno in via Landimani, e quindi non era il caso, e quindi ci doveva essere questo palazzo, non era veniva da solo, io venivo qua 24 ore, qua, quello veniva con un portello, cavalli, cose, tutto appresso. E quindi abbiamo questa data del 774, che è sicura. D'altro canto, vi dico pure questo, qualche tempo fa, poco prima del Covid,
sono venuti qua, hanno fatto anche degli esperimenti, diciamo, delle indagini scientifiche, hanno fatto la spettrografia praticamente di quelle poche pitture longobarde, originali longobardi che ci sono lì nella bifora, e li hanno confrontate con quelle di San Salvatore di Brescia. Quindi sono praticamente le stesse. Cioè, è probabile che le maestranze bresciane possano essere venute qua, anche quando, poco dopo, quando Arevi sposò la figlia del 755, vogliamo essere buoni, 760, ma non è 787. E in quell'anno, probabilmente nel 760, questo palazzo comincia a essere costruito dalle maestranze longobarde quando vuole. E Arevi se ne viene qua. E ben per lui. Perché? Perché appunto Carlo Magno mi si era dato le caratteristiche, chiamato dai famosi papi, piaceva da Adriano praticamente, sicuramente Adriano, erano in precedenza Stefano, Gregorio II, Gregorio III, quali papi che c'erano stati nel periodo longobardo, ma soprattutto Adriano. Il Papa venne qui perché doveva far fuori Adriano. Si fermò, ecco questo lo devo dire perché è molto divertente, questo ce lo dice il cronico di Salernitano, che praticamente fa proprio, cioè tutto quello che vi dico io vi riporto cose da cronache, non moltissime che ci sono, ma che ci sono, la più importante di tutti ve la citato. Alle volte ve dice Paolo Diaco, il quale è stato qui, è stato a Salerno per una decina d'anni, e tra l'altro che fu il precettore sia della moglie di Arrigo della Verga, sia di Arrigo stessi. Arrigo non era uno stupido, Arrigo era una persona che oltre che parlava latino, ovviamente poi parlava la lingua del popolo, allora siamo intorno al 700, quindi 200 anni precedenti alle famose, ai famosi placiti di Capua o che volete voi, di Cassino, di Sesse, così sono quattro placiti, di Sesse e così via. Siamo 200 anni in precedenza, parlava. Quindi non soltanto quello, ma lui era anche un fine legislatore. Lui, io dico cose che papà mai voi sapete già, per carità, io non so, però le dico, voi passa così. Tra l'altro l'editto di Rotary fu continuato da Arecchi, quindi immagino era un legislatore, era uno che conosceva l'astronomia, conosceva la matematica, era Galileo, non sapeva i tempi di Galileo, siamo 800 anni prima, ma per i tempi era una persona di grande cultura. Quindi, e se ne venne qua, se ne venne a Salerno. E se ne venne a Salerno, quando arrivò Carlo, Carlo lui si fermò. Carlo cammina, cammina con tutti i suoi eserciti, si ferma per arrivare al Garigliano. Cioè il Garigliano è molto urbano. Si ferma a Santa Maria Capua Vetere, attuale, quella che era la vecchia Capua, anche perché la nuova Capua, quella che conosciamo. Insomma, si ferma a Santa Maria Capua Vetere. Okay. Santa Maria dove c'era l'anfiteatro romano, come avete visto, quindi era una delle più grandi d'Italia. Capua era una città importantissima, gli ozzi di Capua, ecco, gli ozzi di Capua, era importante quanto Roma ai tempi di Roma. E se non fosse stato quegli ozzi di Capua, sarebbe stato importante per loro per moltissimi secoli, meno male se non legarono al dito. E gli diedero delle sanzioni, oggi diciamo le sanzioni, tanto da far diventare Capua una città di secondo piano. La Capua attuale invece, quella che noi conosciamo, è dell'anno 843, fondata sempre dai Longobardi, ma fondata una quarantina, 40-50 anni dopo questi avvenimenti. Questa Capua si trovava sì vicino al Volturno, perché sul Volturno c'era il porto di Capua, non so se conoscete il Volturno da vicino, non è un fiume tanto piccolino, eh? Il Volturno grosso modo è come il Tevere. Ecco, c'era l'effetto Tevere, e per allora lì c'era un porto. C'era il porto che si chiamava Casilinum, il porto da cui la via Casilina che portava da Roma portava al Volturno e si fermava al porto di Capua, cioè a Casilinum. E quindi praticamente si ferma in quella zona, dice di cotte di crude, tutto quello che volete voi. A un certo punto diceva, ecco là, venga a Salerno, dove tu stai? Io me lo faccio a pezzetti, ma chi si crede di essere questo? Ma lo sa che i soliti cose. Avete che era una persona pragmatica, assolutamente, sapeva benissimo che il suo esercito sarebbe durato una giornata con l'esercito di Carlo, che in quel momento stava sconfiggendo tutte e tutti in Europa. Carlo aveva, come sapete meglio di me, aveva ormai un impero che andava dalla Marca Spagnola, arrivava a Loder, quindi la Francia, tutto il Benelux attuale, la Germania, fino alla Polonia, d'accordo? La Croazia, quello che volete voi, ma che tiene tutto l'Europa. E allora figurarsi se veniva qua, che se lo mangiava. E allora Arechi non farà guerra, non è così scemo da fare guerra, disse no, anzi, disse Arechi, io non voglio che si ammazzi neanche uno dei miei sudditi longobardi. D'accordo? Se proprio Arechi ha da dire qualcosa, vediamo un po', mandiamoci degli ambasciatori, se no ci vado io, se la piglia con me, non sa da vedere con me, non c'entrano niente. D'accordo? Beh, è andata per sé. D'accordo? D'accordo? Lui non voleva neanche che ci fosse una goccia di sangue.
Comunque arrivarono a fare la masceria, fecero i due vescovi, il vescovo di Salerno e il vescovo di Benevento, i quali arrivarono nell'accampamento di Carlo, che era enorme. E Carlo, che stava proprio nervosissimo, diceva: con là me lo mangio, lo faccio a pezzetto, ma chi si crede di essere? Ma lo sa che sono io, e no. Lui è un duca, perché non lo chiamerà mai principe, lui è un duca, quindi è un mio vassallo, come duca è un mio vassallo. Io non voglio neanche che prendermi tutto il suo territorio, perché non ci teneva. Tra l'altro a lui faceva pure piacere che qui ci fosse di Longobardo, perché così c'era uno stato cuscinetto, eh? Uno stato cuscinetto contro i bizantini, che i bizantini erano altre cose. Comunque uno stato cuscinetto, i bizantini Longobardi, sì, era un'autorità puramente de iure, ma di fatto poco ci interessava. Tanto è vero che poi noi non siamo mai entrati nel regno italico, quando si parla appunto dei re italici, quindi di Arduino, di Brea, di Berengale, del Friuli, quello che volete voi, non si parla, non arrivano mai a essere. Il sud Italia resterà Longobardo per altri 300 anni fino al 1076 con la presa di Salerno. E quindi poi i nostri vescovi, che dire: ma tu non lo conosci, tu non sai chi è, dice: ma quello vuole, ma tu che vuoi? Voglio di lui, si deve dimostrare un mio vassallo, sono io il re e lui è un mio vassallo, poi ci sta andando in Europa, ci sta pure. E questo non c'è problema di essere tu agli ambasciatori, questo era un tuo vassallo. E poi mi deve pagare tutti i danni dell'esercito, io ho portato l'esercito, non finisce più qua, chi lo paga, i soldi che gli dà, li deve dare lui. E vabbè, te ne darà lui, ma guarda che non te ne dà neanche dall'erario Longobardo. Potremmo dire, lo dico in modo piacevole, come se è piacevole, te ne dà dei suoi risparmi, dal suo portafoglio, vabbè, ti pagherà tutto l'esercito. E poi voglio dei costaggi, devono venire 12 delle migliori famiglie Longobardi, Salernitane e Benedettane, tra cui anche due figli di Arezzo. Beh, i figli di Arezzo erano i nipoti, di Carlo. E voglio un figlio maschio, ovviamente, diciamo, la napoletana, figlio femminile, si diceva così all'altro, che maschio figlio femminile, non potrebbe essere diversamente, ma come si dice così? D'accordo? Va bene, d'accordo, ti darò, faccio venire il tipo alto e faccio venire ad Arcisa con te e tuo esercito. E ma poi dobbiamo firmare questo patto, dove lo firmiamo? Allora dissero gli ambasciatori: fai una cosa, fai venire un ambasciatore a Salerno nel palazzo di Arechi, dove sta venendo Arechi, e lo fai. Vabbè, faccio venire l'ambasciatore, prendi la verità, l'ambasciatore vedi. Ma l'ambasciatore, scusate per la battuta, quello pensava di trovare Arechi, perché poi i Longobardi erano considerati un poco sporchi, un poco maleducati, non lo so, un poco rozzi, ecco, diciamo così, anche perché si trovavano di fronte ai bizantini, i quali erano raffinatissimi. I bizantini mettevano profumi che si sentiva centinaia di metri, era un po' più selvaticetti, non era quello che pensava il nostro ambasciatore Franco. Lui pensava di trovare un talebano, che sto io sotto la tenda, con una palandrana addosso, e trovavo lì amici. Altro che la tenda, il talebano. Quando arrivò l'ambasciatore, non entrava dall'altra parte, dal mare, cominciava, lì che aveva fatto scemo caso. Nella prima sala ci aveva messo tutti i bambini, che giocavano, belli, puliti, vestiti bene, con i boccoletti d'oro, no, alla tedesca, che volete voi, che dico così per farmi capire. Comunque, quando giocavano con gli uccelli, in genere si giocava con gli sparvieri, con gli uccelli piccolini, è vero, e con le madri o con i tutori o quant'altro, e stavano lì. E quelli dicevano: ubiesta di chi? E quelli dicevano: operai le donne, vai avanti, signore, vai. E noi in una seconda stanza ci sono tutti vecchi. Belli, però, capelli bianchi, bambini che stavano lì seduti, che giocavano a scacchi, che parlavano di astronomia, parlavano di matematica, diceva: facci da dove trovo? D'accordo? E dov'è Arechi? Si comincia: no, vai avanti, signore, vai avanti. Insomma, alla fine, per farvela breve, l'ultima sala c'erano gli alabardieri, come potremmo dire i corazzieri, belli, tutto pulito, con le armature pulite, e finché non arrivò in questa sala, che era la sala del trono, Arechi stava seduto là, e secondo il cronachista dice su un trono d'oro. Ma era oro, non era oro, non lo sappiamo. Lui dice oro, poi che fosse pitturato d'oro, non lo so, questa è nota mia, nota dei redattori. Perché un trono d'oro costa pure parecchio. E ti trova praticamente Arechi seduto su questo trono, come un imperatore di Bisanzio, praticamente, che erano i più raffinati. Quindi con la tunica di porpora, con la corona in testa, con il cetro in mano, che stava seduto. La bacia d'oro che stava così, questa là, non capisce più niente. Arechi, che era molto finto, se ne accorge. E allora lo toglie l'imbarazzo. Allora è lui che si alza, si avvicina,
e arriva a metà stanza e fa empatia con il nostro ambasciatore, il quale praticamente allora capisce, gli va incontro e si genuflette davanti ad Arechi perché era il principe. Arechi farà allora una mossa politica molto importante, lascia cadere il suo scettro a terra, quasi per dire: ma Carlo vuole questo, ma subito a sua maschera se ne va. Ecco, non è mai una cosa, ma se ne va a casa sua. E invece l'ambasciatore capisce, glielo ridà, dicendo: ma questo non vuole questo, tu stai benissimo, per carità. Carlo vuole soltanto che tu ti senta un vassallo, diciamo così, come era Roma, no? C'era una scaletta dei vari del feudo, quindi un suo vassallo, perché lui era, diciamo così. E l'ambasciatore restava a Salerno un momento. A Salerno, un nome era proprio così di Genova, che è una città meravigliosa, che è molto bello, per trovare il posto di Genova. Io quello mi giravo molto per questo. Quindi anche da Palazzo Ducale ci sono stati. Quindi è una città bella, voglio dire, e per cui è difficile dire con voi. Ma vi assicuro che Salerno è una città, soprattutto c'ha un clima meraviglioso. Noi qui non abbiamo mai l'inverno e mai l'estate, vi dovete credere, non abbiamo mai il bollino rosso né l'inverno né l'estate. La quale l'estate ci siamo, anche perché arriva quel famoso Correntino, quello che è il maestrato, quello che viene dalla Provenza, che gira di là, e si ferma a Lungomare di Salerno, fa dalla passeggiata d'estate e non trovate più caldo. Lo dicevano pure gli antichi. D'altro canto qui c'era stato Orazio, c'era stato Cicerone, c'era stato Augusto, ci sarà più tardi Boccaccio, Petrarca, quando altri volete voi, quali diranno tutte la stessa cosa. E in inverno la neve qua non esiste. D'accordo? Io in 72 anni l'ho vista due volte. Ma due volte nel senso che mi sono alzato la mattina, ho visto quando c'è la neve. E cos'è questa? È la neve. E da mezzogiorno ci sta più neve. D'accordo? Ecco, che non è una città fredda. E forse non lo era neanche quando l'ambasciatore che veniva dalla Germania e dalla Francia, cioè zone dove c'erano solo boschi e dove una scimmia poteva andare tranquillamente saltando da Marsiglia e da Burgo, poteva saltando albero per albero, e dove non si poteva mangiare niente, perché voi non dovete pensare alla Francia e alla Germania di oggi, dove voi andate a Parigi o per dire trovate il supermercato, voi dovete pensare che quello si poteva mangiare quello che c'era e niente. Arrivi gli farà trovare ogni bene di Dio, gli farà trovare i melograni, gli farà trovare i fichi, cose che lui non conosceva. Quindi sarà ospitato in un modo meraviglioso. Tanto è che ospitato, perché quando andò via, disse ad Arechi: mi avevano detto, qualcuno mi aveva detto che tu eri un grande uomo, un grande politico e un grande persona. Ma io non lo pensavo. Questo che ho visto qui a Salerno oggi e tutto quanto che ho potuto vedere non è neanche un decimo di quello che mi avevano detto. Insomma, praticamente io ho visto tantissimo e lo dirò a Carlo. E quindi andò via. Carlo qua non c'è più quello. D'accordo, si è pigliato, si è preso i famosi figli e se li portò con sé. Solo che cosa è successo? Non me ne vogliate, soprattutto non me ne vogliono le signore, quando io dico di fare una battuta, che ad Agisa la figlia femmina gliela rimandò subito indietro. Non si sa perché, nessuno l'ha mai saputo, nessuno si vede, ma perché ce l'ha mandata? Qui si è pigliata e poi ce l'ha mandata. Qualcuno ha pensato che probabilmente la nostra ad Agisa, giovincella come era, insomma non ce la faceva a fare vita da esercito, anche perché allora era dura, poi bisognava arrivare a fine frana. E allora avrà detto Carlo, avrà detto: ma va a tenere a casa tua mamma, come si dice a Napoli, e sta, chi avrà detto: l'acqua calda non ci stai, come me lavo, come faccio, come dico, va qua. Ecco, invece portò con sé in Francia, si portò il figlio maschio, il quale praticamente non lo chiamava re o zio, lo chiamava padre. A Carlo, e Carlo chiamava Filius il figlio a questo primo anno. Quanto quando Carlo aveva 25 figli, una cosa del genere, uno in più, uno in meno, poco gli mancava. Quindi andava bene così. Tutto durò poco però, perché? Perché no, i nostri famosi longobardi salernitani, Carlo qui aveva un altro figlio, quello che gli avrebbe dovuto succedere sul trono, che si chiamava Romualdo. Romualdo morì 4 mesi dopo, il 23 luglio, è una data abbastanza che mi ricordo, del 700, dell'anno 787. Era molto giovane, tra l'altro. Si pensa che sia morto di peritonite, comunque un problema praticamente di pancia, dove si moriva, ormai si operava. E quindi dopo tutto questo, il papà, che non era solo un bombardo duro, il papà dopo 40 giorni muore pure il padre, pure Arechi, muore il 26 di agosto del 787, aveva 53 anni. Lui si lasciò completamente morire, non mangiava più, non parlava più con nessuno, si era chiuso per proprio, era rimasto proprio molto male dalla morte di questo figlio, che per lui era il massimo, la pupilla dei suoi occhi, letteralmente la pupilla dei suoi occhi. Quindi tutto questo morì. E allora il figlio, questo primo anno,
fatto che era andato in Francia, la madre ad Alberga lo dovette richiamare per farlo venire qua. E quindi venne qua e continuò questa dinastia finché non arrivarono qui a Salerno, ma per molti secoli, per 300 anni, finché non arrivarono Roberto Guiscardo e quindi i Normanni, che era tutto un altro capitolo. Roberto Guiscardo era duro, terribile, è vero, e insomma, era un personaggio che tra l'altro aveva sposato in seconde nozze la nostra principessa Sigrigaia, che fu la figlia di quel Mario IV, ed era sorella di Gisulfo II, l'ultimo dei Longobardi. D'accordo? I Normanni erano un'altra storia, i Normanni erano i vichinghi addolciti, chiamiamoli così, seppure potevano essere addolciti. Personaggi molto grossi, più piccoli del Normanno, più di 30 anni, immaginate un po', si andava ormai da 80 a 2,10 m, Boemondo d'Altavilla era alto 2,15 m, quindi immaginate un po', era un Normanno, era il primo figlio di primo letto di Roberto Guiscardo, che aveva sposato in prima nozze la zia. È vero, quindi la zia, poi proprio perché il matrimonio era morto, fatto da Montevini, quindi venne annullato per sposare in seconda nozze la Sigrigaia. Ma comunque sia, personaggi molto, molto seri. Tant'è questo Roberto Guiscardo che arriva a Roma, ecco, noi spesso, come mi mettete, noi diciamo vandalizzate quando si dice qualcosa che è stato fatto una schifezza, anche in città ci hanno vandalizzato i giardini, hanno fatto quattro, pensate ai vandali. Ma i vandali erano abbatini in confronto dei Normanni. Voi dovete pensare a una cosa, che quando Roberto Guiscardo, quando questo vi dico per farvi capire, fu chiamato da Papa Gregorio VII, che si trovava a Roma in quel momento, e si trovava prigioniero di Enrico IV di Germania, con il suo esercito, quindi l'esercito di tedeschi, Roberto Guiscardo che tornava da Durazzo, quindi che tornava dalla Grecia, quando arrivò, lo seppero quando stava a Monte Cassino, e i tedeschi che stavano arrivando i Normanni, che Roberto Guiscardo preso il bagaglio, quello di essere tornato in Germania. Subito non ci vogliono neanche guardarlo in faccia, perché Roberto Guiscardo era terribile. E tenete conto che quando arrivò a Roma, in quattro giorni Roberto Guiscardo vide le cose più assurde e più brutte che si possano pensare, e devastò Roma, quello che non aveva fatto Alarico nel 410 e Genserico nel 455. Quindi praticamente i vari barbari che erano arrivati a Roma non avevano fatto quello che fece Roberto Guiscardo, il quale poi a sua volta lo portò su un carro a Gregorio VII, che poi era un tipo tostissimo, Gregorio VII, era un toscano fumino, Gregorio VII, era di Grosseto, la provincia di Grosseto, no? Era un papa molto duro, molto preso, e il quale praticamente lo portò a Salerno, un anno dopo poi venne a Salerno, come sapete, e quindi è sepolto a Salerno Gregorio VII, cioè ci troviamo qua Gregorio VII, che c'è nel Duomo, c'è la tomba di Gregorio VII. E c'è anche ovviamente nel Duomo nostro, quella da vedere, la tomba di San Matteo. D'accordo? Quella è fondamentale, la tomba di San Matteo, noi abbiamo. Quindi praticamente, e questo finì, finirono i Longobardi, poi finirono i Normanni. I Normanni non vollero più questa come legge, sarebbe se ne fecero un'altra, si chiamava Castel Terracini, e tutto questo complesso passò ad altro. Passò ad essere la scuola di grammatica, passò ad essere le aule della scuola medica salernitana, che è stata la prima università del mondo occidentale, come sapete, nata 160 anni prima di Bologna, quindi immaginatelo un po', quindi nell'Ottocento si dice che sia nata la scuola medica salernitana, e qui per esempio c'erano alcune aule, l'aula praticamente della scuola medica, fino a che non passò ad Abbazia, e poi da Abbazia quindi è diventata anche chiesa, e quindi nel 500 noi abbiamo cominciato ad avere questa come chiesa, ed era una chiesa, quel muro là era come questo, era una chiesa praticamente di tipo rinascimentale, in cui come abbazia e come chiesa c'erano degli abati commendatari. Abate commendatari significava solo abate amministratori, quindi qua non c'erano i monaci stavano a San Benedetto, non stavano qua, d'accordo? E quindi amministratori, e venivano comandati qua dai re di Spagna direttamente, perché qua per esperienza aragonese, viceregnale spagnolo, siamo sotto legge di spagnolo. Quindi erano un genere di famiglie nobili napoletane. Di Caracciolo, di Piatello, di Carafa e così di seguito, di San Giorgio de Luna, Bordile e così di seguito. Vabbè, tutto questo. E infatti, in questo quadro, questi cuori che voi vedete nel 1592, insieme a quattro santi, quindi San Paolo, San Pietro e San Cosma e Damiano, anche se al di sotto c'è scritto San Ciro e San Giovanni, soldato, non c'è scritto San Cosma e Damiano, ma sono Cosma e Damiano, venivano venerati come San Ciro e San Giovanni, perché dove c'è soldato, ecco, quindi perché il signore che lo presso lì era abate commendatario, aveva messo sulla chiesa nel 77, aveva messo su e si fece dipingere secondo i conti.
E lui, che era napoletano, era, diciamo, venerato, era un fedele di San Ciro e San Giovanni. San Ciro e San Giovanni sono sepolti, le reliquie di San Ciro e San Giovanni sono a Napoli, nella chiesa di Gesù Nuovo, nella cappella del Sacramento della chiesa di Gesù Nuovo a Napoli. Quindi li potete vedere là, quindi un santo come a Napoli, siamo in Ticino, e non solo a Napoli, è a Napoli perché Venezia, Torre, ecco, quindi praticamente tutta la zona del napoletano. E quindi ecco perché voi siete più avvicinati, vedete che quelli sono posti italiani, come sono santi medici. Anche San Ciro e San Giovanni sono santi medici, non dottori della Chiesa, medici, dottori della Chiesa, che sapete, è una cosa. D'accordo? Ci sono santi medici, anarchici, è vero che praticamente non si vede senza anarchirossa, senza gente, quindi praticamente non venivano pagati e non si facevano pagare, ripeto, perché bravi santi, che bravi medici. E quindi praticamente ne abbiamo qui. E poi qui abbiamo anche altri quadri fondamentali, per esempio nel 600, quella signora che sta lì, quella è Santa Caterina Alessandrina, che era padrona della scuola medica di Salerno. Questa è una cosa importante da ricordare. Sotto invece abbiamo Giuda d'Addeo, ovviamente non Iscariota, Giuda d'Addeo, l'apostolo buono, chiamiamolo così. Quello per cui noi in genere, quando uno si chiama così, lo chiamiamo Taddeo, non lo chiamiamo Giuda, non confonderci. E beh, con ovviamente i segni proprio della suoi, abbiamo San Giuseppe col bambino, ma soprattutto è molto interessante vedere qui questo ragazzo che viene, che sta lì, che prega, che è perché da 500 anni questo complesso è sotto l'egida, di cui il presidente, l'avete ricordato, alcuni Felice Pastore, è sotto l'egida della congrega di Santo Stefano. Infatti quello è Santo Stefano. E beh, Santo Stefano che viene lapidato davanti alle porte di Gerusalemme. A cui assisterà questa lapidazione ci assiste pure San Paolo, che era un coetaneo. Santo Stefano infatti nasce nel 5 d.C., San Paolo nasce nel 6, insomma era proprio coetaneo. Che non era ancora però il Paolo che conosciamo noi, ma era ancora il soldato romano, quindi contrario agli ebrei e così di seguito. Il quale assiste alla lapidazione del protomartire Stefano e probabilmente sarà tutto quel tabernacolo, c'è un cappellano in alto a destra. Quel signore dietro che sta con la barba, invece quello è il giudice del Sinedrio che ha praticamente giudicato. E quello che è divertente, peraltro, lo vedete vedere, il pittore l'ha scritta, quel libro che c'è sotto, in cui ci sono delle parole, a sinistra sono le parole proprio del Vangelo, il quale dice il protomartire Stefano, dice: oh Signore, non guardare assolutamente quello che stanno facendo, perché loro non sanno quello che fanno, perdono. D'accordo? Come disse praticamente Gesù sulla croce. Dall'altra parte invece è Sant'Agostino che dice: se Santo Stefano non avesse detto questo, noi oggi non avremmo avuto San Paolo, cioè l'apostolo della luce, l'apostolo importante, perché non si sarebbe convertito. Ecco, quindi, e si converte anche per questo sacrificio di Santo Stefano. Quindi praticamente, invece sotto avete visto, vi ho detto all'inizio, conta poco, è molto di Dio, per carità. Tenete conto che i profitti così fatti ce ne sono tre in Italia, quindi uno sta a venire, un altro sta a casa. Sono tre in Italia così grandi, che non sono affrontati, ma sono divisi di contendere la bottega. Filippo Pennino, 1730, non è facile, è vero, l'ho fatto ancora più forse di uno stesso. E abbiamo dei santi, abbiamo sono sull'incannucciato, ovviamente è stato restaurato perché questo complesso ha avuto una storia terribile. Tenete conto che durante la prima guerra mondiale questo divenne una polveriera, la Santa Patria ci misero praticamente, per male che non è scoppiata niente, no. In realtà questi che voi vedete sono stati fatti dalla Sovrintendenza e dall'Università di Salerno, che hanno scoperto queste cose. Perché le mura prima erano tutti intonacati, come erano a sinistra e intonacati pure a destra. Si sapeva però che qua ci doveva essere questo. Addirittura su quello che voi non lo vedete, per fortuna, davanti alla piccola Lombopaglia, c'era una casupola, diciamo, che è stata letteralmente buttata via, una casupola ottocentesca dove ci teneva una carbonara, dove ci tenevano i carboni dei. Quindi immaginate un po', è stato un restauro molto grosso, che ci ha portato ad avere questo. Che vi premetto, questo non l'ho detto all'inizio, sono gli unici resti di un palazzo lombardo in Europa, d'accordo? Di un palazzo civile
Tutto quello che voi potete vedere nei locali in Italia sono chiese, ma sono cimiteri. Quindi se andate a Cimitale del Fiume, se andate a Brescia, se andate a Castelsepe, se andate a Castelsepe, se andate praticamente anche nelle Marche, Castel Trosino, se andate nel tempietto su Clitunno, quello che volete, fino ad arrivare ovviamente a Benevento, dove sta la chiesa meravigliosa di Santa Sofia, Sant'Ilaria, oppure arrivate anche più giù, parte praticamente di San Michele Arcangelo, che è favoloso, non l'attuale, non me ne dite niente, non l'attuale basilica dove sta. Tutte queste mura erano tutte affrescate. In origine, ma parliamo sempre di una trasformazione di quasi 1000 anni, per cui quelle che ha avuto in 1000 anni, fino ad arrivare a essere chiesa. San Michele Arcangelo dove? Com'è? San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, la tomba è sul San Michele Arcangelo, che sta a pochi chilometri dalla tomba, che ci è stato bene, quindi non c'è problema. No, io dicevo, quella è un'altra cosa, perché hanno fatto l'ha fatto Renzo Piano, sembra la faccia di Gesù, i piedi suoi, come si dice a Napoli, ma praticamente fa diventare il Padre Pio, il cappuccino, di continuo, fa metterlo su una basilica tutta d'oro. Questo i più poveri dei francescani. È vero, stava bene dove stava, molto meglio. No, allora c'è andata più vicino. Se vedete le case, sta parlando di San Giovanni Rotondo. Vabbè, che non è distante da San Michele al Calcio. A San Michele. Sul Gargano è rimasta come? No, meno male. Quello è uno dei più antichi santuari che ci sono in Europa. Di San Michele. Sulla linea dei santuari. Vabbè, allora,